Io sono Valentina Scariot, sono ricercatrice presso il Dipartimento di Agronomia e Salvicoltura e Gestione del Territorio della Facoltà di Agraria di Torino e mi occupo di floricoltura. Appartengo appunto a un gruppo composito di persone, abbiamo diversi collaboratori e svolgiamo attività di ricerca su diverse tematiche che vanno dal miglioramento genetico alla post raccolta e anche allo studio del verde urbano e del paesaggio. Le chiedo quanto è importante la presenza dell'università in una manifestazione come Oraflora? Ma io ritengo che sia fondamentale in quanto noi svolgiamo diverse ricerche sperando sempre di poter aiutare e supportare il mondo lavorativo, quindi il settore florovivaistico in particolare. E quindi ritengo questo momento molto importante per divulgare le nostre ricerche e venire a contatto con il mondo del lavoro. Quali prospettive future ci sono per i giovani che intendono entrare nel campo dell'agricoltura? Ultimamente si sente molto parlare dell'università e dei problemi che sta vivendo. Io però ritengo che sia ancora un ambiente molto stimolante, altamente qualificante e formativo per i giovani che desiderano entrare soprattutto nel mondo della ricerca, ma anche avere delle conoscenze da applicare poi in proprie attività imprenditoriali, e quindi uno strumento utile per imparare nuove attività, nuove ricerche e innovare questo mondo che ritengo ne abbia bisogno. Noi siamo di Campus Wave, la web radio e web TV del Campus di Savona, e siamo anche collaboratori di Confagricoltura. Cosa ne pensa di questa collaborazione? Sicuramente ritengo fondamentale la divulgazione, quindi ogni forma di contatto tra associazioni, enti di ricerca, università e il mondo giornalistico che si occupa della divulgazione è fondamentale appunto per rendere partecipi anche non solo gli operatori del settore, ma anche tutto il mondo che ci sta attorno delle nostre attività.